Allora abbiamo avuto una notizia diversa nella nottata e girata, per cui Giulianova non avrebbe preso la bandiera blu per tutto l'Arenile, ma soltanto per il tratto dal Salinello al Porto, mancherebbe la zona sud. Ne abbiamo parlato con l'assessore Di Carlo, che ci aveva rassicurato in qualche modo su questa vicenda. Poi che cosa è successo? Sono arrivati dati diversi? Allora Francesco, innanzitutto siamo ancora in attesa dei dati ufficiali. Quello che però ci interessa è poter dire, affermare che Giulianova ha una qualità delle acque eccellente, sia nella zona sud, ad eccezione dell'ultimo tratto proprio vicino al Tordino, che nella zona nord. Ci dispiace invece rilevare come in questo momento importante in cui il turismo e il commercio devono essere rilanciati, non ci si concentra sulle attività dell'amministrazione, ma bensì si creano problemi sulla città e sull'ambiente, volendo far passare comunicati che in realtà non sono reali. Giulianova ha un'ottima qualità delle acque e quindi invitiamo veramente tutti i turisti a venire a Giulianova. La bandiera blu Giulianova l'ha ottenuta, adesso aspettiamo per vedere se alcuni tratti magari sono stati esclusi. Però, questo modo di fare ancora campagna elettorale da parte di una forza di opposizione ci dispiace, ma soprattutto penalizza il commercio e penalizza il Per turismo. far capire bene che cosa sarebbe successo, qual è l'unica cosa che non va, per cui non ce l'abbiamo tutta. Solo nel tratto sud su 12 campionamenti, 11 sono risultati eccellenti e uno è di livello buono. Siamo in contatto con la FE per capire qual è la motivazione che ha escluso il tratto sud. Giulianova, 4 km di spiaggia, 3 hanno ottenuto la bandiera blu e per quel chilometro che oggi non sembrerebbe non avere la bandiera blu, cercheremo di fare il possibile per riottenerla. Fermo restando che la qualità delle acque, comunque lo possiamo dichiarare, è oggi eccellente, data da valori oggettivi che possono essere tranquillamente letti dalle rilevazioni dell'ARTA. Assessore Di Candido, l'ambiente in qualche modo viene sminuito da questa notizia oppure, come dice l'assessore Di Carlo, possiamo stare tranquilli perché l'eccellenza è buona, insomma, a scuola questi dati erano positivi, non è che c'è scritto insufficiente o negativo, come puoi dire? Allora, sto monitorando i risultati dell'analisi dell'ARTA da quando mi sono insediato, quindi da fine giugno ad oggi, e sono sempre risultati ottimi. Per far capire ai cittadini, se il limite di legge è 1, noi siamo a 0,2. Il problema fondamentale che abbiamo cercato di affrontare con la regione, e ho detto anche in precedenti interviste, è che c'è una zona segnata sulla cartografia regionale potenzialmente a rischio perché lì c'è il depuratore. A nulla vale la dimostrazione che comunque il depuratore è perfettamente controllato, poi non funziona tutto il depuratore, ma solo una parte perché è stato spostato dal Ruzzo negli anni passati. E purtroppo quella della regione dice, la definisce area potenzialmente a rischio. Anche questo nelle valutazioni che poi fa la FE per l'attribuzione della bandiera blu in qualche modo pesa. Quindi ci vuole anche una sensibilità da parte degli organismi regionali di capire, di definire questo potenzialmente a rischio. Il Ruzzo so che ha messo in atto ogni possibilità, ogni sistema di controllo, tant'è che i risultati ci sono soddisfacenti. Ora, non ci facciamo la testa. Giulianova, come dice il mio collega al turismo, ha 4 km di spiaggia, 3 sono certificati, 1 non ha avuto il bollino blu, ma non significa che non abbia la qualità delle altre tratti di costa. Ecco, cioè nessuno ha mai detto che quei tratti, anche senza bandiera blu, non siano balneabili. È così. No, non so, Appunto. sono addirittura eccellenti, cioè il livello, no, di carica batterica è eccellente, la qualità dell'acqua è eccellente, quindi massimo accesso e massima balneabilità.